Questa è la mia zona creativa, è qui dove nascono tutte le idee. Oggi siamo a casa di Dario Faini, l'uomo che cadde su Milano. In arte, Dardust. Entriamo in un mondo spaziale a metà tra Debussy e Bowie, con una spruzzata di Chemical Brothers. Impossibile? State a vedere! Inizia MTV Cribs Italia! Ciao MTV, benvenuto a casa, ti faccio entrare. Aspetta, il racconto inizia da qui. Come vedi, questo tappetino è DRD, è il mio acronimo, il mio alter ego urban pop. Prego, ti faccio entrare. Uno dei temi fondamentali della mia casa è quello degli spiriti guida che ho preso dalla cultura giapponese, che come vedremo la ritroveremo dopo. Questi sono i miei sette spiriti guida che mi hanno custodito nella mia creatività. Questo è Kendrick Lamar. Abbiamo sotto Prince. Questo è il maestro Ryuichi Sakamoto, che è un artista giapponese che mi ha veramente ispirato in tutti questi anni di lavoro creativo. Un altro maestro, questo è Brian Eno, che mi ha ispirato tantissimo perché lui con David Bowie hanno fatto la mitica trilogia berlinese. Questi sono i Sigur Rós. Lui è Childish Gambino. E alla fine, questa non puoi non saperlo, è la magnifica Madonna, al massimo del suo splendore, una foto di Steven Meisel del 1992 e io la trovo meravigliosa. Dario, posso essere il tuo ottavo spirito guida? Non credo tu, MTV, sarai il mio ottavo spirito guida, però se ti comporti bene vediamo come andrà la giornata. Ci pensiamo. Non è l'ora di pranzo, però siamo qui per un esatto motivo, ossia dietro di me c'è un altro spirito guida, Mr. David Bowie, nel suo alter ego Ziggy Stardust, ritratto dal fotografo Masayoshi Sukita. Lui veglia le mie cene e guardate, ci sono 7 posti. 7, tra l'altro, è il titolo del mio primo album. MTV, lo so che ti vuoi sedere qui, ma non sarei dei miei a cena. Però ti faccio vedere un'altra cosa, guarda che oggetto di design. Questa lampada si chiama Taraxacum 88, non è un medicinale, ma è un oggetto di design. Come ti dicevo, sono 60 lampadine. Il classico fiore del desiderio, il soffione, che tu soffi e si spargono i 1000 petali. Però, dato che mi piace sempre la contaminazione col futuro, a me sembra un'astronave che viaggia verso il futuro. Questa è la cover monumentale di un album pazzesco di Peter Gabriel, che ha ispirato quella foto che vedete lì, scattata da Emilio Tini. E con questa foto pazzesca, cara MTV, ti porto al piano di sopra, dove ci sono tante altre belle chicche. Dopo un loft così, il piano di sopra sarà pazzesco! Proprio come la mia musica, che è totalmente contaminata. Se vi faccio vedere i miei vinili, non c'è una mappa di ascolto musicale, sono veramente di tutti i generi. Faccio vedere i miei top, vabbè, Kendrick Lamar, Goddamn, un album chiamato alla follia. Poi c'è tanta elettronica, per esempio qui c'è Bonobo, Migration, poi c'è John Hopkins, questo è uno dei miei album preferiti in assoluto. Artisti con cui ho lavorato, per esempio, questa è la Madame, abbiamo fatto voce a Sanremo, l'ho prodotta con Estremo, mi ha fatto anche una dedica carina. Java Beach, due anni fa abbiamo fatto Nuova Era. Questa è la mia zona creativa, è qui dove nascono tutte le idee, dove faccio i miei ascolti con il mio impianto nuovo.
fatto dei dischi, uno a Berlino, uno in Islanda, il terzo a Edimburgo e il quarto lo voglio fare in Giappone, e quindi ho già settato il mood, dato che non si sa quando potremo viaggiare, ma io ci voglio andare in Giappone, e quindi ho messo queste due lanterne giapponesi. Da lanterne rosse a lanterne gialle. Sono proprio i luoghi dove vanno a riposarsi, vanno a rintanarsi gli spiriti guida, proprio come quelli che hai visto all'ingresso e proprio come quelli che spero, mi auguro, ispireranno il prossimo album. Facendo una passerella davanti alle copertine dei miei dischi, ti faccio vedere un'altra zona del mio mondo, che è quella dello studio. Questa è la parte più, diciamo, moderna, dove compongo musica più sul lato digitale. Qui è dove lavoro praticamente tutti i giorni, dove scrivo tutti i miei pezzi, dove vengono tutti gli artisti con cui lavoro. A parte di R&D ho i miei tre guardiani anche qui, ho Mr. Beethoven, ho Falcor della Storia Infinita che sorveglia i miei viaggi e poi ho il gatto egiziano e queste sono tutte le mie macchine. Cara MTV, da qui sono nati tanti brani che sono usciti negli ultimi anni, a partire da Soldi di Mahmood, Rapide, Dorado, Calypso con Charlie Charles, Inuyasha e anche i pezzi nuovi che usciranno. La nuova era di Lorenzo, ricordo una notte alle 3 del mattino, mancava una parte di ritornello, è nato il drop da qui proprio alle 3 di notte. E tanti altri brani che spero verranno fuori, e soprattutto il mio nuovo album che non vedo l'ora di cominciare a fare. Quando siamo qui in studio, arriva l'artista al mattino, innanzitutto decidiamo un colore. La particolarità di questo studio è che questa libreria è stata disegnata apposta per me. Quindi scegliamo un colore, è come se fosse una sorta di cromoterapia che setta un po' il mood per la session creativa. Io metto sempre il giallo perché mi dà un po' di belle vibes. Poi ci sono tanti colori che possiamo scegliere, MTV, guarda, te ne dico un po': orgoglio, eccitante, riposante, beato, meditativo, amore. Tu per esempio che scegli, MTV? Amore! Lo sapevo che sei una romanticona, allora vai con l'amore. Anche se mi è rimasta la curiosità sul colore meditativo. MTV, è inutile che cerchi di capire queste linee e punti. In verità quello è un codice Morse e sono due consonanti agli estremi uguali. E quindi indovina che c'è scritto? S.O.S. No, c'è scritto D.R.D., ossia abbreviato Dardas. Dato che l'atmosfera è quella giusta, MTV ti porto nell'altra ala dello studio, dove ritornano i pianeti. Come vedi ci sono tre pianeti. In verità sono delle palle fonoassorbenti che sono abbastanza uniche negli studi, cioè sono, credo sia l'unico in Italia ad averle. Sono tre palle fonoassorbenti, appunto, che tagliano le frequenze medie perché il soffitto è altissimo. Tutti vorrebbero delle palle fonoassorbenti. E quegli steli che vedi invece sono una sorta di diffusori del suono. Questo è il mio pianoforte classico con il quale studio come sempre tutti i giorni, come vedi, Debussy, Liszt. Oltre agli studi classici, ovviamente questo pianoforte mi regala tante ispirazioni, tanti brani nuovi, e quindi per esempio Rapide di Mahmood è nata su questo riff. Semplicissimo, però diciamo che è stato un brano al quale siamo legati. Mahmood più di me ovviamente, ma anch'io tantissimo. Vieni MTV, ti porto nella stanza magica, ossia la mia camera da letto. Come vedete anche qui il tema, diciamo, spaziale torna. Vabbè, questi sono i comodini, si chiamano Alba,
sono comodini spagnoli. C'è il sole con la notte che lascia spazio al giorno, il nero che si trasforma in bianco. E a proposito di pianeti, MTV, giusto perché sei tu, ti do un'esclusiva pazzesca perché sta per uscire il mio primo cartone animato disegnato da un disegnatore brasiliano che è Guilherme Guerre. È un cartone spaziale e vi faccio vedere alcuni frame. Li state vedendo in anteprima, questo cartone viene presentato nei prossimi mesi in tutti i festival del mondo, a partire da Bruxelles, Miami e tanti altri posti. Questa è la mia cabina armadio, oltre ai vestiti ovviamente che uso tutti i giorni, ci sono dei pezzi ai quali tengo molto che vi voglio mostrare. Tutti gli outfit dei miei passati tour, siccome a me piace la luce, partiamo dal primo tour che è del 2014, come vedete disegno ultra artigianale, ma queste fasce si illuminavano. Anche qui c'è qualcosa di Peter Gabriel. Ma poi abbiamo alzato un po' il tiro, questo è il costume che ho usato nel tour gran finale del 2017, dove avevo come ospiti sul palco anche Tommaso Paradiso, Levante e tanti altri. E è proprio un vestito che rappresenta la mia doppia anima, c'è il romanticismo dell'Ottocento e c'è il futuro della fibra ottica. Infatti questo era un costume che si accendeva nel secondo atto del live. Questo l'ha disegnato proprio un designer che fa anche i costumi luminosi a Lady Gaga. E questa è tutta fibra ottica, è un gilet pazzesco che nella seconda parte del live, quella più elettronica, strong, che diventa quasi un rave dove tutti ballano, si accende. Costume di quest'anno a Sanremo, che ha creato la mia stylist Tiny Idols, è un costume tutto dorato. È legato a un momento importantissimo perché essere ospite a Sanremo con un progetto così particolare, con musica strumentale, elettronica, è stata una grande conquista. Non a caso, sembra proprio una sorta di gladiatore dorato che porta a termine la sua missione. MTV, ti ho fatto fare un giro nella mia casa, ti ho fatto scoprire la musica classica, il romanticismo, l'Oriente, la generazione chimica, ma adesso, bussola orientata a destra, go!